Via libera dalla giunta regionale per il piano di politica linguistica che contiene le misure di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda, del catalano di Arghero e del sassarese, gallurese e tabarchino. Il piano, che ha una durata dal 2020 al 2024, ha come obiettivo quello di rendere parlate e scritte in ogni situazione di comunicazione della vita pubblica e privata le lingue della comunità sarda. La Regione vuole inoltre valorizzare i progetti già realizzati nel passato, garantendone la massima fruizione da parte dei cittadini, anche impiegando strumenti tecnologici mirati e modalità di comunicazione innovative. È uno strumento di programmazione, ha dichiarato l'assessore alla cultura Andrea Biancareddu, che indica le diverse aree secondo le quali l'identità linguistica è considerata una componente fondamentale dell'identità individuale e collettiva della comunità sarda, quale interprete dei valori culturali del territorio ed elemento essenziale di democrazia nell'Unione Europea. Tra gli interventi previsti, i contributi agli enti territoriali per l'apertura degli sportelli linguistici che fungano da front office e supporto per fare la formazione linguistica ai dipendenti della pubblica amministrazione. Traduzioni, informazioni e in generale organizzazione di eventi di promozione delle lingue e della cultura della Sardegna. Verrà poi dato sostegno finanziario alle scuole di ogni ordine e grado per la sperimentazione linguistica e per la diffusione tra i giovani delle lingue minoritarie della Sardegna. Anche i media locali godranno di attività di sostegno per contenuti nelle lingue parlate in Sardegna nell'ambito di programmi, rubriche e notiziari. Gli interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale attraverso la lingua coinvolgeranno principalmente l'ISRE di Nuoro, con il suo Museo regionale della vita e delle tradizioni popolari sarde, e il Museo dell'Ediano.